L'aria lombarda è sempre più pesante. Cresce la concentrazione di polveri sottili, le temperature rigide portano ad alzare i livelli dei riscaldamenti e gli spostamenti in auto delle feste completano il quadro di allerta ecologica. Senza piogge, l'area della Lombardia è destinata a peggiorare ulteriormente. A Como sono state revocate le misure di primo livello 2 giorni fa, ma il livello medio delle polveri sottili sta salendo e a breve i provvedimenti antismog, che bloccano anche gli Euro 4 diesel, potrebbero essere riattivati. Limitazioni già attive nelle province di Cremona, Lodi, Milano e Mantova. Tuttavia, per lo sciopero dei treni e solamente per domani, il Pirellone ha temporaneamente sospeso le misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti per tutta la Lombardia. Al di là dei provvedimenti regionali, bisogna sottolineare come la qualità dell'aria comasca in città sia scarsa, una condizione certificata dalle centraline di ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I comaschi ieri hanno respirato 51 microgrammi di polveri sottili ogni metro cubo d'aria. Il limite è fissato a 50. Sempre dal portale di ARPA Lombardia è possibile consultare la cartina regionale che mostra l'accumulo delle polveri sottili. Le zone più critiche sono colorate di rosso, come Milano e tutto l'Interland, ma anche Monza e la Brianza verso nord, in direzione Como. Respirano meglio, invece, i lecchesi e i valtellinesi.